Queste foto vengono dal Giappone. Sono state scattate da Masaru Emoto. Il signor Emoto ha sviluppato un grande interesse per la struttura molecolare dell'acqua e per ciò che la influenza. L'acqua è senz'altro il più ricettivo dei quattro elementi. Per questo motivo Emoto ha pensato che forse poteva reagire anche a stimoli non fisici. Perciò ha impostato una serie di studi. Ha applicato degli stimoli mentali e ha fotografato il risultato con un microscopio a campo oscuro. La prima foto mostra l'acqua della diga di Fujiwara. In questa invece vedete la stessa acqua dopo che ha ricevuto una benedizione da un monaco buddista zen. In questa seconda serie di foto il signor Emoto ha stampato delle parole. Le ha incollate su bottiglie d'acqua distillata che ha lasciato all'aperto durante la notte. La prima foto mostra l'acqua distillata allo stato puro. C'è solo la sua essenza, insomma. Le foto successive, come vedete, sono tutte diverse. Questo è il simbolo dell'amore. E qui abbiamo un grazie. Potete vedere il punto in cui l'ha attaccata alla bottiglia, qui. Ma chi di voi sa leggere il giapponese lo sa già. Emoto sostiene che la forza motrice di tutto questo è il pensiero, ovvero l'intenzione, anche se nessuno sa come esso effettivamente influisca sulle molecole, tranne le molecole d'acqua, naturalmente. È molto affascinante se pensate che il nostro corpo è composto per il 90% di acqua. Fa pensare, non è vero? Se i pensieri possono fare questo all'acqua, immagini che cosa possono fare a noi. Ho condotto i miei studi e ho realizzato fotografie di cristalli per ben 15 anni e sono arrivato a capire che si tratta del messaggio di Dio. Semplicemente ho iniziato ad informare l'acqua e ho utilizzato quest'acqua per curare le persone per ben 15 anni. E in questa attività terapeutica ho riscontrato delle guarigioni importanti a livello di patologie neoplastiche e leucemie. Quindi mi sono reso conto e ho sperimentato direttamente che l'acqua ha una memoria. Ho scritto e sono stati pubblicati 11 volumi che parlano di Hado e di questa mia attività. Comunque le persone nel mondo non hanno mostrato fiducia in questa mia attività e studio e non credevano possibile un tale risultato. Ho pensato che il fatto che non ottenessi fiducia era perché proponevo una cosa invisibile all'occhio umano. Quindi dovevo trovare un sistema per far vedere alle persone di cosa parlassi. Un giorno mi è capitato di leggere un libro scritto da un maestro che trattava i cristalli di neve. In quel libro ho letto che i cristalli di fiocchi di neve sono come una lettera dal cielo che cade sulla terra. Ecco, è stato quello il punto da cui sono partito e che mi ha fatto capire che da lì dovevo congelare l'acqua. Ed è stato vincente. Parliamo del 1994. Quindi ho iniziato la mia attività e ho iniziato a informare l'acqua attraverso musica, fotografie, immagini e preghiere. Abbiamo pregato davanti all'acqua e ho poi scattato tutte le foto dei cristalli. E quindi ho capito una cosa, che informando l'acqua con dei simboli, belle immagini, o facendole ascoltare parole positive, ottenevo cristalli meravigliosi. Anche in modo particolare, facendo ascoltare all'acqua della buona musica, ottenevo bellissimi cristalli. Ottenevo invece l'effetto opposto facendo ascoltare musica assordante.
Pregando davanti all'acqua, congiungendo le mani e ringraziandola, mi sono reso conto che ottenevo sempre di più cristalli meravigliosi. Ho continuato per tutto questo tempo a realizzare fotografie e nel 1999 ho raccolto tutto questo materiale nel mio libro Saggi dell'acqua. Da allora in poi è stato prodotto molto materiale audiovisivo e si sono avvicinate molte persone che hanno voluto collaborare con me per diffondere la mia ricerca. Sì, perché ho realizzato delle fotografie dell'acqua naturale delle varie parti del mondo. Ad esempio, questa foto che vedete è emersa dallo studio di un'acqua nell'area del Monte Fuji, in Giappone. Questa che vedete è stata realizzata dall'acqua prelevata in un ghiacciaio in Australia. Per esempio, qui si tratta di un fiume giapponese. Io non sono ancora stato a Lourdes, però ho ricevuto molti campioni di acqua portata da lì. Penso che il sentimento della gratitudine, il fatto che molte persone ringrazino in quel posto, trasferiscono l'energia all'acqua. Parliamo di gratitudine. Ma quale gratitudine? La gratitudine verso la Madonna. Le persone, da decine, centinaia di anni, numerose, vanno a pregare e ringraziare l'acqua in quel posto, in maniera continuativa, e questo trasferisce energia. Ma non si tratta solo però della gratitudine, quanto dell'amore. Amore e gratitudine combinati insieme, trasferiti all'uomo, perché il sistema immunitario riceve beneficio. Penso che il nostro sistema immunitario derivi proprio da questi due elementi, amore e gratitudine. Innanzitutto devo dire che non sono uno scienziato, non sono un capo religioso e non conoscevo nemmeno molto bene il mondo della spiritualità. Ero e sono un uomo ordinario. Il mio primo contatto vero, forte, con l'acqua è stato durante l'infanzia. Avevo 5 anni ed ero al mare e mi sono trovato in una situazione in cui stavo per affogare. Io sono nato e vivevo in un posto che distava dal mare 500 metri circa. Ricordo ancora che, spaventato, piangendo, sono ritornato a casa e mi sono sfogato con mia madre. Ricordo ancora le parole che mi disse allora. Masaru, non devi andare contro l'acqua, non ti devi opporre, ti devi abbandonare, ti devi lasciare andare a lei. Questa è stata proprio la mia prima esperienza diretta con l'acqua e anche il mio primo pensiero verso l'acqua, che mi è stato trasmesso appunto da mia madre. Per il resto ho condotto i miei studi, come tutti. Ero un uomo ordinario, ho fatto per 40 anni un comune lavoro in un'azienda. Sono stato in America a 44 anni e ho fondato l'azienda HIM e lì ho realizzato la Crasta Water, acqua crasta. Avevo dei dolori alla gamba e ho utilizzato quell'acqua. Cospargendola sulla mia gamba, il dolore non è più ricomparso dopo quell'esperienza. È stato proprio in quell'occasione che ho realizzato che l'acqua ha davvero un enorme potenziale e ho iniziato seriamente gli studi. Ho cercato un apparecchio che misurasse le caratteristiche dell'acqua e l'ho trovato in America. Si trattava di un apparecchio utilizzato per realizzare i trattamenti omeopatici. Ho appreso l'utilizzo di questo strumento e ho iniziato a capire, ad entrare in contatto con le persone e a comprendere la patologia di cui soffrivano. Nel 2003 mia figlia si è sposata e ha avuto dei bambini. Fino ad allora non ero una persona che si occupava e preoccupava molto della pace internazionale. Quando però ho visto i miei nipoti, mi sono davvero fatto coraggio e ho realizzato l'importanza di dovermi attivare per la pace. È questa la ragione per cui ho iniziato a muovermi per la pace a livello internazionale. Poi ho presentato all'ONU il mio progetto, l'Emoto Peace Project. L'occasione mi si è presentata per parlare all'ONU ed era stato l'invito di una donna italiana. Lei si occupava del progetto di connessione tra scienza e spiritualità. Non ricordo il suo nome, ma posso recuperarlo e mi piacerebbe anche rincontrare questa persona.
Anzi, chiedo proprio la vostra collaborazione. Se riuscite a rintracciare questa persona, vi prego di comunicarmelo. Non ho ancora avuto occasione di relazionarle in occasioni realizzate in un contesto scientifico. Penso che, ancor prima di iniziare dalla comunità scientifica per la divulgazione, sia importante fare arrivare alle persone questo messaggio. Come sapete, il professor Jacques Benveniste, un francese, era arrivato a dichiarare la memoria dell'acqua attraverso i suoi studi ed è stato poi allontanato dalla comunità scientifica. Tra l'altro, Benveniste è deceduto 6-7 anni fa, a 69 anni, che è la mia età attuale. Se si dovesse presentare l'occasione in cui dovessi fare dichiarazioni davanti alla comunità scientifica, potrebbe essere che quest'anno sia la fine per me. Questa è stata la mia strategia, perché se avessi iniziato attraverso gli scienziati sarebbe stata la fine. Invece, iniziando dalle persone, potevo avere un risultato. Innanzitutto, durante l'applicazione, quando ho congelato i campioni di acqua informata e ho fatto lo studio attraverso il microscopio, ho rilevato che la temperatura si alzava, il campione d'acqua si scioglieva e il cristallo si vanificava. Quindi lì ho capito che si trattava di un'immagine virtuale, non si trattava di una cosa reale. In quel momento ho iniziato a chiedermi di che cosa si trattasse. Sembra quasi che abbia fotografato un sogno. Ho pensato proprio che ero riuscito a fotografare la vibrazione, come il mandala in quel momento. Veramente non avevo molta conoscenza di quello che si intende per mandala. Non avevo alcuna formazione circa il buddismo. Ho pensato così che quello fosse un mezzo nel contesto spirituale proprio per venire a dimostrare qualcosa che non era reale. Forse è proprio per questo che sono stato invitato in quell'anno, nel 2005, da questa persona italiana, perché appunto potevo dimostrare questo aspetto. Quindi io penso che debba essere proprio riconoscente a questa persona. Se non ci fosse stata lei nella mia vita, se non mi avesse creato l'occasione di questa mia dichiarazione all'ONU, probabilmente non saremmo qui in questo momento. Certo. Lo dimostra perché è l'acqua che li mette insieme, che unisce tutte le cose, il creato. Noi stessi senza l'acqua non potremmo vivere. La vibrazione stessa è vita. Chiaramente se non c'è acqua non c'è vita. E c'è il contrario, quindi il decesso. Credo assolutamente che ci sarà l'unione di questi due aspetti, della scienza e della spiritualità. Se questo non si dovesse verificare, ci sarà solo l'annientamento del genere umano. Innanzitutto stiamo distribuendo a livello internazionale questo opuscolo rivolto ai bambini. Per esempio qui abbiamo dei campioni di acqua che sono stati tratti da ambienti naturali molto belli. Quindi viene tratto questo campione d'acqua e viene poi fatto congelare ad una temperatura di meno 25 gradi. Dopodiché vengono estratti questi campioni e vengono sottoposti all'osservazione attraverso il microscopio. Proprio in questo modo, come vedete, facciamo ascoltare la musica all'acqua e in questo caso viene poi congelata. E quindi a seconda del tipo di musica che viene fatta ascoltare, anche i cristalli che si ottengono sono differenti. Mi è capitato anche di sperimentare utilizzando il brano O Sole Mio. C'è un'assoluta interazione e influenza da parte dell'osservatore. Consideriamo i nostri occhi come un microscopio, una videocamera. Guardatevi fissi negli occhi. Pensi che io sia bello? Può essere che tu pensi che io lo sia. Invece un'altra persona può assolutamente non considerarmi piacevole. Si tratta quindi della sensibilità della persona stessa che va ad osservare. Penso che ci vorrà ancora un secolo, ma quando verrà aumentato il livello di consapevolezza dell'essere umano rispetto alla bellezza, arriveremo ad uno stato di pace. C'è
Certo, penso che non sia difficile questa cosa. Quindi con la coscienza dell'acqua assolutamente si riuscirà ad elevare il livello dell'umanità. Quello che io spesso ripeto e che però il punto importante è di prestare attenzione all'acqua, di rivolgerci all'acqua con un sentimento di amore.